trovati. Che fare? Si sente? Io voglio fare tre domande a questi signori che sono là dentro. Come si fa a garantire uno stato di diritto quando la moneta nasce sotto forma di debito? E soprattutto, come si fa a pagare un debito creato con la stessa moneta? Come si fa a garantire uno stato di diritto quando il sistema bancario applica un costo del denaro da fare in vita e per Giorgio Strozzini? Come si fa a garantire uno stato di diritto quando una parte di magistratura si gira da un'altra parte quando viene chiamata a garantire il rispetto delle regole ai poteri forti? Oggi troppe ingiustizie sociali si stanno concretizzando a danno dei cittadini più deboli e si sta realizzando un secondo olocausto, ma questo è molto peggiore di quello fatto dalla Germania nazista, perché più infido e nascosto dietro una parvenza di democrazia. Da quando hanno deciso di stringere il capo al collo aumentando lo spread, un meccanismo perverso di calcolo del costo del denaro, stanno distruggendo tutta l'economia del paese, perché per pagare degli interessi sul debito bisogna aumentare le tasse all'infinito, e sempre per pagare un debito creato sotto forma di carta e inchiostro con l'aggiunta di un altissimo costo del denaro, costringono alla chiusura tutte quelle aziende oneste della piccola e media impresa che sono la nostra vera ricchezza. Ma quando si dice chiudere un'azienda, dietro c'è la disperazione di molte persone, sia i titolari e i suoi familiari, ma anche i propri dipendenti, creando un esercito di gente disperata in cerca di qualsiasi lavoro sottopagato. Dietro a questo sterminio di aziende si nasconde anche la disperazione di molte persone alle quali viene tolta la dignità, perché per colpa di questo sistema economico finanziario non riescono più a onorare i propri impegni verso la propria famiglia, fornitore e tasse, pensando che sia giusto e doveroso pagarne. Molte persone decidono gesti estremi. Riteniamo che nessuno al mondo abbia il diritto di decidere sulla vita di altri, tantomeno un sistema monetario, economico e finanziario come questo. Ma oggi la consapevolezza relativa a cosa questo sistema sta dilagando è aumentata esponenzialmente. Nessuno riuscirà a fermarla, anche grazie a questa parte della magistratura sana che oggi ci sentiamo sostenere, perché vuole rispettare il proprio mandato nel garantire lo Stato di diritto. Presto ci riprenderemo ciò che ci appartiene, perché siamo nel giusto e nella verità, perché noi abbiamo voglia di giustizia e noi abbiamo sete di giustizia. Concludo dicendo che crediamo che solo con un coordinamento nazionale che tenga unite tante forze come quelle presenti in piazza su alcuni obiettivi di interesse diffuso riusciremo a vincere e a recuperare la dignità calpestata dal sistema bancario, giudiziario e politico, i quali operano senza controllo e senza necessità di dover rispondere alle proprie azioni. Grazie. Bravo!